Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo World Rally Championship 9. Iniziamo subito la partita. Allora, vediamo un attimo. Carriera, sfide settimanali, club. Ok, partecipi al campionato nei panni di un pilota. Va bene. Nome, naturalmente Yota. Nazionalità naturalmente italiana. Sarà in ordine alfabetico. No. Ok, italiana. Ok, conferma. Nessun cognome inserito. Per forza. Attenzione, quindi metteremo Stardust. Ok, difficoltà 100%. Cosa intendi? Il livello di difficoltà influisce sulle ricompense, sul livello eccetera eccetera. Va bene, effetti danni medi, schianto permanente. Ma sì, dai, per adesso no. Hai tre possibilità, prove illimitate. Proviamo questa, va bene. E inizieremo con una macchina, che vediamo un attimo. Marco Pollara o Tommaso Ciuffi? Io onestamente non ne conosco neanche uno. Fabrizio Zaldivar. Quindi non lo so. Sceglierò a caso. Tipo, va bene, tipo, cos'è questa? Una Ford? Questo. Anche se onestamente quella al centro mi sembra più bellina. Va bene, andiamo. Vuoi attivare il tutorial se la carriera di modalità ti guiderà? Certo, attiviamo il tutorial. Ti diamo il benvenuto nell'officina. Ciao. Qui puoi preparare le gare, gestire la tua squadra e organizzare il calendario degli eventi. Poiché un pilota professionista deve allenarsi regolarmente, la squadra ha preparato diversi eventi per te. Vai al calendario per passarli in rassegna. Usa il calendario per selezionare i diversi eventi a cui vuoi partecipare. Ti aiuteranno a prepararti per il campionato ufficiale. Ora seleziona l'evento. Ripeti questo passaggio per la settimana successiva. Hai programmato gli eventi per le prossime 2 settimane. Ora puoi tornare nell'officina. Ma io voglio giocare. Ora puoi avviare l'evento programmato. Ok, inizia l'evento. Vai. Ci siamo? Ci siamo? Ignora. Questo è un evento allenamento in cui ciascuno dei tracciati può essere percorso ripetutamente. Puoi fare tutti i giri che vuoi per vincere la migliore medaglia possibile. Ah, così, forse era meglio quella 3. Va bene, proviamo un po', vediamo un po' com'è. Cosa devo fare qua, così? Sì. Sembra un po' lentina la macchina, cioè non ce la fa. Ok, ma il freno a mano qual è? La B? Vediamo. Scusate, il freno a mano qual è? Perché non lo so. Allora, freno a mano, comandi, freno, frizione, non c'è giro. Freno a mano B, ok. Ok, troppo freno a mano, va bene. Andiamo di controsterzo, proviamo. Il numero 56 non mi piace. Vediamo un po', eh. Ok, forse dobbiamo fare così di controsterzo. Sì, ok, andiamo di controsterzo. Proviamo, eh. Allora, bisogna andare di controsterzo, quindi bisogna fare così. Troppo presto, ok. Sto distruggendo la macchina, vediamo un po'. Bello, mi piace come si distrugge, si insozza tutta. Vai. Ce l'abbiamo fatta? Ok, servirebbe un tutorial per le persone che non sanno guidare di come fare. Quanto sono? 1.19 il miglior tempo? Io sono arrivato, miglior tempo 26.64? Non male però. No, peccato, era bella questa, eh. Devo capire bene come fare.
K3 MSR T3 tuttaca, tipo così. Devo frenare un pizzichino. Proviamo. Allora, doppio sterzata, frenata. No, troppo forte. Ah, vabbè, tanti. Non pago io danni. Ok, vediamo se ce la facciamo a prendere un buon tempo. Questa era perfetta, peccato che ha strisciato troppo. Penso che prenderemo il terzo tempo, ci piace. Riapparizione. No, no, termina l'allenamento. Perfetto, siamo arrivati al terzo posto, non è male. Vai, continua. Ok, ci dà soldi, esperienza, solite cose che ne skippiamo, non ce ne frega niente. Hai programmato due eventi, ora puoi avviare il secondo. Ah, ignora. Un'altra volta. Ah, stavolta è al contrario. No, è diverso. Ah, c'è là. Questo ha le curve un pochettino più facilone, eh. L'acqua. Questo era il giro lanciato, quindi proveremo questo. Ok, forse... cosa ho visto? Sarebbe meglio con le marce manuali, però per adesso giochiamo con le marce automatiche. Quanto ho fatto io? Miglior tempo 34, 22. Ok, ci piace il terzo posto. Hai guadagnato dei punti abilità. Dirigiti verso l'area RS. La RS è suddivisa in diversi rami che sbloccherai mano a mano che progredirai nella tua carriera. Ok. A ogni livello di esperienza sbloccato, guadagni un punto RS da usare. Utilizzane uno per sbloccare il meteorologo, che sarà molto utile per tutta la tua carriera di pilota. Potrai sbloccare altre professioni mano a mano che progredirai. Ora torna nell'officina. Perché l'albero delle skill su un gioco di macchine? Ora dirigiti verso l'area di gestione della squadra. Okay. Qui puoi gestire i membri della squadra, suddivisi in 6 professioni diverse. Ogni tipo di professione ha le proprie abilità specifiche. Il livello di abilità varia a seconda della rarità del membro della squadra. A ogni membro è associato anche un indicatore di forma fisica che diminuisce da un evento all'altro. Per aumentare la forma fisica di un membro della squadra, puoi collocarlo in riserva o organizzare un evento riposo. Ok, usa l'interfaccia giocare? Di reclutamento no. Per ingaggiare un membro della squadra, ma fai attenzione, i membri proposti non sono disponibili a tempo indeterminato. Ora assegna un... Va bene questo. No. O'Connell per forza. Ok. E adesso il calendario è disponibile un nuovo evento. Ora torna nell'officina. Perché? Ora puoi ma cosa vuol dire? Va bene. Mi adeguo. Supera una prova a tempo questo con un'auto, questo è un evento bla bla. In condizioni estreme. Sei alla guida di un'auto gravemente danneggiata in condizioni meteo difficili. Dovrai arrivare il più lontano possibile nel tempo a tua disposizione. Ok, non è un problema. Basta che però parli di meno. Ma è... In destra piena stringe e sinistra 2, non tagliare. Ah, sono partito prima. Ma no, ma aspetta, ma sono partito prima. Ricomincia. Devo aspettare il via. Io ero già partito. In destra piena stringe e sinistra 2, non tagliare. Ok. In destra 2, in sinistra 3. Non tagliare, e curve veloci, non tagliare, 80. Non si vede nulla comunque. In curve veloci, non tagliare. E sinistra 5, e destra 3, in sinistra 3, 50. Forse è meglio così, guarda. Si capisce meglio. Attenzione, sinistra 2, in destra 2, non tagliare.
Ma non c'è il tergicristallo? Curve, salta, e il tergicristallo non si accende. Ui, capreola. Ok, siamo finiti fuori strada. E il tergicristallo non me l'ha messo però. Cioè, da dentro vedo il pioggione, ma senza tergicristallo, cioè. Vabbè, comunque. E attenzione, salta, in destra 4, 50. Cosa è successo? Evento fallito. Ah, così? Vabbè, abbiamo fallito, signori. Facciamo schifo. Sì, ma ho capito, ma... Boh. Scegli il prossimo evento. Ora torna nella riposo. Cucina. Ma come riposo? Ora puoi avviare l'evento programmato. Ma... mi fai scel... Non posso andare col corso. Ah, adesso sì. No. Sì, no. Allora, vediamo, eh. No. No. No, no. Qui. No, niente. Basta. Ma fammelo iniziare l'evento direttamente al calendario, no? No, devi mettere nel calendario, poi uscire, poi cliccare inizia evento. Nelle prove costruttore sei alla guida di un'auto in prestito e devi percorrere la maggior distanza possibile nel tempo a tua disposizione. Ok. Oh, ah, vero, qua dobbiamo aspettare. Aspettate, scusa, un attimo, cioè, Allora. Piena corta, larga 150. Questa macchina è molto meglio di quelle di prima, eh. Attenzione sinistra 5 stringe. Vabbè, è lunga. Frena su cima e sinistra 4 stringe all'incrocio. Bello. Frena tornante sinistro, non tagliare. Oh, ribaltone. Frena tornante sinistro, non tagliare. Bello il ribaltone. In destra piena. Sembra la cronoscalata sull'Etna. Destra 4 corta e sinistra 6 per destra 5 30. Bellissimo questo testa coda. Comunque da dentro è molto molto meglio. Cioè, questo forse è il primo gioco che in prima persona è più bello giocarci. Tornante destro, non tagliare 40. Questo non vuole tagliato, 40. Sinistra piena corta. Ma perché sei andato? 5. Vabbè. In sinistra 5 stringi. Ma che figata. Destra 5 chiude, per sinistra 5 media. Oh, ma se n'è andato a popò. Ok, faccio schifo. Destra 5 chiude, per va bene. Ok, andiamo. Salta in sinistra 4, come salta? 50. Incrocio destra 3 corta, taglia poco. Va bene. Taglia poco. Sinistra 5 corta 50. Sinistra 5 apre, in destra 5. No, lo voglio rifare, era bella questa gara. Ricomincio, mi piace. Rifacciamola di nuovo. No. Mi è scappato il piede sull'acceleratore, scusate. Cioè, allora. Ah, eccolo qua il tergicristallo. Ma fa magno. Era questo. Era LB. Se ne va un po' a popò questa macchina. Frena tornante sinistro, non tagliare. In destra piena e sinistra piena 50. Ok, ci siamo. Destra 4 corta e sinistra 6 per destra 5. Ok, 4 corta, no? Ok. Destra 3 e destra 4, in sinistra 4 taglia 30. Sinistra 4, va bene. Taglia 30, ok. Ok, abbiamo fatto un po' la fiancata, non è un problema, questa la tagliamo. No. Peccato. E destra 5 chiude per sinistra 5 media. E attenzione, destra 5 su salta, in sinistra 4 corta 50. Eccolo il salto, l'ho visto. Ok, ci siamo ribaltati col salto, perfetto, non è un problema. Incrocio destra 3 corta, taglia poco su cima 80. Sinistra 4 chiude e destra 5 corta 50. Sinistra 5 apre, in destra 5. Oh, un checkpoint. No. Sinistra 5 frena in curve. Frena in curve. Taglia in tornante sinistro e cima in curva frena per... Madonna mia. Destro, non tagliare assolutamente. Quel paletto è fatto di cemento armato, cioè.
Questo cos'è? La luce. Ok, siamo andati dritto. Ora che hai familiarità con il sistema delle email, torna nell'officina. Sì, ma... ecco alcune informazioni. Rally di Svezia, questa prova è in bocca adesso al... diamo un'occhiata ai tuoi obiettivi. Ci okay. Sono diversi tipi di obiettivi. Obiettivi di stagione e obiettivi a breve. Madonna mia, che tutorial tedioso e lungo. Ti aiutano a migliorare il rapporto con il costruttore. Troppo lungo. Il tuo obiettivo di stagione è a sinistra. Sarà definito in seguito. È talmente complicato questo menu così a skill, tutorial, cose, eccetera, eccetera. Che hanno dovuto fare un tutorial lunghissimo. Madonna mia, non riesco proprio a giocare. Voglio giocare. Mi fai giocare. Cosa devo fare qua? Indietro, esco, non lo so. Adesso che hai acquisito le basi, non l'ho capito. Ti giuro. Non l'ho capito. Una squadra un'altra volta. Adesso vuole un meccanico. Non so, mille. Questo va bene, questo. Devo mettere un'altra persona? Agente, questo qui, australiano. Oh, finalmente un rally. Vai, andiamo, rally. Questo è il parco servizi. Sì. Qui puoi prepararti prima di affrontare una prova speciale. Perfetto. C'ho il meccanico, l'ho comprato, lo fa lui, no? Si sbloccheranno mano a mano che progredirai nel campionato. Ok. Nella parte inferiore dello schermo, il meteorologo fornisce una previsione meteo per la giornata del rally in calendario. Sì, è sole, è sereno, bellissimo. Umidità, ok. Tipo seleziona gomma. Va bene, cioè, gomma da 100% neve. Ah sì, è Svezia. Vabbè, ci abbiamo la neve. Bello però la neve. Ignora. Inizia. Proviamo. 50 sinistra piena, su dosso. Ok, adesso proviamo un po' a vedere con la camera esterna. Ci guardiamo un po' di paesaggio. Sinistra 3, in destra 4, centro. Ok. Ci prendiamo un po' la mano piano piano, dici? Boh. Non lo so. Salto. In sinistra piena, in destra 5 media, su cima. In sinistra 4, in destra 3, corta. No, ma perché è andato fuori? Non lo so. Sono a più 2 secondi. Cioè sono una schifezza. Faccio veramente schifo? Sì, diciamo di sì. Dai. La madonna. Vabbè, vai. Dai, era bella questa. Tra l'altro credo che io non freno mai. Decelero e basta. Forse dovrei incominciare a frenare un po'. Però questa è stata... Dai, era bellina questa, dai. A quanto sto? Vai, questa è stata bella, eh? In sinistra 2 corta, apre 50. Ottimo, vai. In sinistra 5, ottimo. Frena, in destra 2 corta, apre. In destra 4, destra 2 corta, apre. Tranquilli. Siamo sempre a 2 secondi, però non abbiamo perso, dai, sempre a 2 secondi significa che siamo costanti nella guida. Sto incominciando a utilizzare il freno comunque. Quello 1 intorno alla roccia. Quindi qua si frena di botto. Noi sono in quinta, terza, seconda. In sinistra piena, 200, su dossi. Su dossi.
Vai, salto, giampo. Attenzione, destra 4 e frena per secca destra 50. Secca destra è brutto perché è a 90. Vai, bello il trattore. C'è la fattoria. Questo qua. Albero esterno è brutto. No, no, ma perché te ne vai a fanbagno subito? Cioè. Cioè, subito in testa a coda, vai. Cioè, ho toccato appena appena lo sterzo. Tipo. Salto, salto, voglio saltare. Bellissimo. Facciamo il salto. No, dai. Dai, vai indietro. Peccato. Sbam, bam, bam, vai, 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 vai. Sinistra 5, 30. Beh, questa qua è stata carina, come curva. Oh, non ti ribaltare, fai il ribaltone, poi andiamo via. Quello era l'arrivo? No, non era quello l'arrivo. Pensavo fosse l'arrivo. Vabbè, l'arrivo è questo. Ok. Undicesimi. Non male. Per essere la prima volta. Dopo un tutorial estenuante dove non si è capito tantissimo benissimo sui menu, skill tree e cose strane, ci facciamo una gara. Allora, partiamo. C'ho lo sportello aperto. Non so perché. C'ho lo sportello aperto, eh. Oh, 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 oh. Ehi, la madonna. Ma mi si è aperto lo sportello, chiudilo. Guarda, 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 guarda come si apre. C'ho il vizio di prendere sempre il cordolo. Non so perché, ma mi viene molto meglio giocare così che... da dentro la macchina che fuori, eh. Sinistra 4, in cima, in destra 5. Ok. E destra 4, 100. Vai, 100. Oh, cocciuta. Frena, per secca destra. No, 100. Ma hai detto 100. Cacchio. Cioè, copilota di cacca. Frena, per secca destra. Proprio una cacca popù il copilota. Due dossi. Che significa due dossi? No, 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 no. È andata male. 20, destra 5, frena, per sinistra 3, chiude. Vai, vai. Troppo brutta Iota, troppo brutta Iota. In destra 4, in salta, in sinistra piena, 200. Destra 3, in sinistra piena, chiude. Ma bello il lago però, eh. Ah, c'è la camera che si può girare. Mi sono confuso con la camera. Ok. In sinistra 4, apre 30. Sinistra 4, in cima, in destra 5. Questo sarebbe a 4, in destra 5. Destra 4, 100. Destra 4, centro. 100, no centro. Ok. Per secca destra 200, su dossi. Come 200? Dai, 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 bravo. Frena per destra 3, in sinistra piena. Il bello è che non c'è la mappa, eh. Quindi tu non sai che curva vedrai, devi fare quello che ti dice lui. Questo mi piace. Perché è proprio rally rally. E destra piena, 100. Si era sporcato il parabrisa. Su salta grande, 300. Forse abbiamo fatto una bella gara, può essere, stiamo facendo, non lo so, le ultime parole famose, ora moriremo subito, fuori strada. E cima, in destra sinistra, 40.
In frena per destra 1, 50. Sinistra 4, 50. Ok, scende troppo di coppia in curva, devo aggiustare meglio le curve. In sinistra 400. Sinistra 3 media, chiude. Devo aggiustare meglio i testa coda. In sinistra piena, 100. Destra 6 chiude, 3 lunga, 150. Siamo in anticipo. Attenzione, freno pesante, per secca destra lì. Freno pesante è bruttissimo. Grande il tipo. Destra 5 corta, stringe, in destra 6 chiude 4, corta, 100, su cima. Destra piena, 100. Ah, questo scala, ok. Destra piena, chiude 5, su cima. La X scala di marcia. O è la frizione, non ho ben capito. In destra 5, in destra 4, corta. Però vedo che scala o mantiene la marcia, in adesso corta, vedremo. In destra 4, stringi. In sinistra piena lunga, 100. Occo Giuda, che saltone. Qua il saltone è stato bruttone. Vai, 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 vai. Destra 5 chiude, su cima. E destra 5 corta, in sinistra 3 corta, apre. E destra 5 corta, su cima, in sinistra 4 chiude, 3, 80. Ci stava, uscire fuori di pista va benissimo ogni tanto. Capita. Tranne qua però, perché 6, sennò qua c'è il burronone. 6, dopo incrocio, 100. Qua lo sapevo. E destra 6, in sinistra già l'avevo 6, visto 3, che andavo fuori. Incrocio, 100. Non riesco a uscire da quel... da quella buca. E sinistra 6 frena, per secca destra taglia molto. Bella questa. Cioè è successo qualcosa. Tranquilli, non è successo niente. Vai, 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 vai. In destra 4. Riprendiamo, riprendiamo. Destra 6, in sinistra 5 chiude, su cima. In destra 4 chiude 3. E destra 4 corta. E destra 3 corta, in sinistra 4 apre, 80. Naturalmente non c'è il danno permanente, quindi non ci fermiamo. Sennò a quest'ora avevamo la macchina distrutta e... non potevamo più continuare la gara. Puliamo un po' il parabrise. No, ribaltone no. Destra 4, apre. E sinistra 5, e cima 150. Bella questa curva. C'ho un rosso lì sulla sinistra. Perché c'ho i rossi e... Oh, sono arrivato primo! Signori, sono arrivato primo! Grande Iota! Ora che hai concluso il tuo primo giorno, avrai accesso alle riparazioni della tua vettura. Qui puoi scegliere quali riparazioni eseguire sulla tua vettura. Le regole WRC limitano il tempo che i meccanici possono dedicare alla tua vettura a 45 minuti al giorno. Qualsiasi riparazione che superi questo limite comporta una penalità di tempo nella classifica generale. Alcune parti possono essere riparate gradualmente, mentre altre devono essere sostituite completamente. Vabbè, riparazioni automatiche. Confermi queste riparazioni? Sì. Va bene. No. Ok. Ah, finalmente possiamo gestire tutto quello che vogliamo. Perfetto. E cosa devo fare adesso? Inizia la prossima prova speciale.
Ok signori, spero che questa preview vi sia piaciuta. Naturalmente è una preview e non una review, quindi non lascerò nessun commento finale sul gioco, com'è, come non è. L'unica cosa che mi sento di dire è che è abbastanza confusionario un attimino il menu della carriera, la gestione, meccanici, non meccanici e soprattutto lo skill tree. Non lo vedo tanto bene in un gioco di macchine, però è solo un giudizio personale. Naturalmente magari più avanti nel giocarci sarà utile, non lo so. Se volete supportare il canale basta un like o un commento ed iscrivetevi se vi piace. Come sempre siete amici, alla prossima, bye bye.